interesserà l'area del Castello di Barletta, la sesta e ultima tappa del Giro d'Italia Ciclocross, in programma sabato 23 dicembre. Presso l'auditorio del Liceo Scientifico Sportivo Cafiero, la conferenza stampa della presentazione ufficiale della manifestazione, con l'intervento dei vertici della Federazione Ciclistica Italiana, del CONI, dell'amministrazione comunale, per illustrare i dettagli del percorso e dell'organizzazione logistica, messa a punto dal coordinatore Maurizio Carrer del team Eurobike Corato. E questo grande evento è arrivato e il 23 di dicembre stiamo organizzando questa finale di Giro d'Italia Cross con tutte le categorie agonistiche a partire dai G6 fino ai professionisti che partiranno nel primo pomeriggio. E avremo quasi 500 partenti al via, ne abbiamo fatte già 5, il numero dei partecipanti è stato sempre intorno dai 4 ai 500, quindi quello è il numero sicuro che ci aspettiamo. A Barletta la finale del Giro d'Italia in ciclocross è con una bella soddisfazione. Il settore del ciclocross sta avendo degli ottimi risultati e ripeto, il percorso è stato studiato veramente bene dai componenti del team Eurobike, nello specifico da Maurizio Carrer. Io mi auguro veramente una nutrita partecipazione. Un evento a largo raggio in considerazione della perfetta integrazione tra sport, scuola e territorio. Ed è un'occasione per far conoscere le nostre bellezze, il nostro castello e coincidere sia la parte sportiva da quella culturale, e la conoscenza del territorio, la socializzazione, diciamo un po' tutto insieme per una bella giornata prima delle feste natalizie. CONI orgoglioso delle prospettive di crescita del movimento ciclistico pugliese. Tra gli atleti partecipanti la giovanissima maglia rossa categoria esordiente Ivan Carrer e Ettore Lo Consolo, promessa della categoria allievi. È un appuntamento che già si aspettava da alcuni mesi, che finalmente, anche se in una data un po' particolare, quella della vigilia natalizia, però ci permette di portare lo sport, il ciclocross, ad alti livelli proprio sul nostro territorio, importantissimo per la promozione, per i giovani e per tutto un movimento che è in continua crescita. Ecco, manifestazioni del genere non fanno altro che creare una ottima armonia tra sport, territorio e scuola. Non è un caso che per questo Giro d'Italia Ciclocross, che appunto si conclude a Barletta con l'ultima tappa del 23 dicembre, abbiamo scelto anche per la conferenza stampa di essere presenti qui presso il Liceo Scientifico Sportivo. Fra il CONI e il Liceo Scientifico Sportivo è nata una forma di collaborazione che ormai dura da sempre, da quando è stato istituito, e quindi chiaramente coinvolgere i ragazzi nell'organizzazione, quindi vedere effettivamente come avviene, come si concerta tutto quello che deve essere l'organizzazione di un evento importante, è chiaramente un modo anche per trasferire a loro delle conoscenze che potranno spendere, tra virgolette, nel loro futuro nella scuola.